ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso avvenuto non tanto tempo fa, anzi davvero poco tempo fa, in Russia. Questo caso, lo ammetto, me l'ha messo in evidenza un iscritto che mi ha chiesto esplicitamente di parlarne. Io non ne sapevo niente, sono rimasta scioccata, tanto che ho screenato quel commento e l'ho pubblicato sulle mie Instagram stories per capire se qualcun altro sapesse di questa tragica storia. Ebbene sì, in molti e in molte mi hanno risposto spiegandomi comunque la situazione. E di oggi sono qui per raccontarvela. Questo non sarà un video lungo, infatti per la settimana natalizia ho deciso di portarvi questo caso perché mi sembra uscito da una puntata di Black Mirror. È la prima cosa che ho pensato e ho notato che tantissimi streamer si sono espressi più o meno nella stessa maniera. Oggi, ragazzi e ragazze, parliamo del caso dello streamer russo. Partiamo dalle basi. Per chi non lo sapesse, una diretta streaming è un contenuto contemporaneamente registrato e trasmesso in tempo reale allo spettatore. La piattaforma di streaming più famosa in questo momento è Twitch, il famoso sito viola. Solitamente in queste streaming si può trovare il format del just chatting, che equivale a leggere delle notizie di attualità per poi commentarle insieme ai propri spettatori. Ma di base Twitch è nata come piattaforma per chi fa gaming, quindi per chi gioca online ai videogiochi. Le streaming, le live, si basano anche sulle donazioni degli utenti. Ed è qui che nasce il vero problema. In Italia, grazie a Dio, queste situazioni non ci sono. In Russia, però, è accaduto un fatto che definire raccapricciante è poco. A quanto ho capito, questa live non è avvenuta né su YouTube, né tantomeno su Twitch, ma su un'altra piattaforma streaming, ossia Periscope. Ciò che ha commesso questo streamer, però, è rapidamente schizzato sul web, da Instagram a TikTok, fino ad arrivare a YouTube. E le sue gesta sono state alla portata di milioni di utenti, anche minorenni. Oggi parliamo dello streamer Stas Rifley. Ma cosa ha fatto questo uomo? Lui è uno streamer ed era live con la sua fidanzata Valentina Grigorieva e un'amica. Tutti e tre stavano consumando parecchio alcol. A quanto pare Stas aveva iniziato a fare qualche complimento all'amica della coppia, scatenando l'ira della sua fidanzata Valentina. In teoria si dice che Valentina lo avrebbe minacciato con un coltello. I due hanno iniziato a litigare pesantemente, quindi l'amica si è tolta di mezzo. Quando l'amica se ne va, a quanto ho capito, Valentina è così tanto ubriaca da non riuscire a trattenere i suoi bisogni fisiologici, insomma, così dice Stas. Tutto questo avviene in live, infatti a un certo punto si vede Stas che apre la finestra col fine di far andare via l'odore da casa. Stas butta addosso a Valentina dell'acqua per pulirla. E non contento, quando riceve una donazione da $1000 che lo invita a chiudere fuori la sua ragazza sul balcone per 15 minuti, lo accetta. Preciso che ci troviamo in Russia, in un villaggio non troppo lontano da Mosca. E Valentina, in quel momento, ha addosso solo l'intimo. Come immaginerete, la temperatura è alquanto rigida. Se non mi sbaglio, la temperatura era attorno ai meno 4 gradi. Come vi ho già detto, Valentina è molto molto ubriaca e non indossa praticamente vestiti. Quindi, in un gesto disperato, la donna avrebbe provato, prima di essere cacciata fuori sul balcone, ad afferrare un cappotto che Stas le ha impedito di prendere, dicendole che un po' d'aria fresca le avrebbe fatto passare la sbornia. Stas prosegue la diretta come se nulla fosse, come se il gesto che ha compiuto non fosse nulla di grave. Passano circa 15 minuti. Stas prova a chiamare la sua fidanzata, ma si rende conto che la sua fidanzata non risponde più. L'uomo quindi va a controllare la situazione e trova la sua fidanzata a terra, svenuta, sul balcone. Qui partono le immagini più terribili. Infatti si vede chiaramente che l'uomo esce, va a recuperare la sua fidanzata, la porta in casa, la scuote, prova a risvegliarla, la sbatte sul divano, la copre e prova goffamente a fare la respirazione bocca a bocca. Ovviamente Valentina non si risveglia, quindi lui continua a piangere, la carezza, le dice: «Coniglietta mia, ma che ti succede? Oh mio Dio, sembri morta, sei un po' pallida». Permettetemi però di dirvi che questo stato d'animo non l'ho trovato assolutamente realistico. Sembra letteralmente che Stas stia recitando un copione. Valentina, la sua fidanzata, è venuta a mancare per ipotermia. Si sta anche indagando su un altro aspetto, perché pare che la fidanzata di Stas, Valentina, fosse stato interessante. La cosa più raccapricciante è che Stas, quando ha constatato che la sua fidanzata non dà segni di vita, ha deciso di chiamare i paramedici e ha continuato la live. Non ha mai interrotto la live, anche quando sono arrivati i paramedici. Lui stava streamando. Quando sono entrati i paramedici in casa, hanno constatato la dipartita di Valentina. La causa, appunto, è ipotermia. E
Stasi ha continuato a streamare anche per le 2 ore successive al tragico evento, con la sua fidanzata senza vita a favore di Camera, sdraiata sul divano dietro di lui. Stasi si difende per quanto possibile dicendo che è stato un terribile incidente, che mica è colpa sua. Peccato che sia uscito fuori in maniera evidente che i suoi maltrattamenti verso la fidanzata erano davvero quasi all'ordine del giorno. In una clip ripresa dalla sua live, ad esempio, si vede Valentina sdraiata sul divano che sta letteralmente urlando di dolore perché Stas, in presenza dei suoi amici, le spruzza lo spray al peperoncino in faccia. Gli amici di Stas non fanno nulla. Stas, dopo aver spruzzato Valentina il peperoncino spray in faccia, torna davanti al computer e continua la sua streaming con i suoi amici come se nulla fosse, mentre Valentina è sul divano che si sta sgolando perché ha davvero male agli occhi, le bruciano tantissimo. A questo punto Stas, non contento, si rialza perché Valentina continua ad urlare e disturba. Di conseguenza, cosa fa questo genio? Prende di nuovo il peperoncino spray e rincomincia a spruzzarglielo in faccia. I suoi amici continuano ad intervenire. Valentina, per fuggire da questo ennesimo attacco, cade in modo scomposto dal divano e anche in quel caso rimane lì a favore di Camera, sdraiata sul pavimento, che si contorce e urla dal dolore. La risposta di Stas: si risiede tranquillamente con i suoi amici, continuando a streamare e a parlare con gli spettatori come se nulla fosse. Si mette anche a sorseggiare un drink per non farsi mancare nulla. Insomma, Valentina subiva quotidianamente delle terribili violenze. Ci sono altre clip in cui è evidente che Stas maltratti la donna, anche causandole gravi ed evidenti ferite. In un'altra clip è possibile vedere Stas che rompe in testa alla sua fidanzata Valentina un piatto. Ragazzi e ragazze, non sto scherzando. Le sbatte in testa un piatto fino a romperlo come se fosse la cosa più normale del mondo. Questo è un problema ben più imponente di un singolo streamer, ma entrerò nel merito più avanti. Ora vorrei soffermarmi su quale sia stata la mia percezione di questo streamer. Stas, a mio parere, non ha ben chiare le sue responsabilità. Tanto che risponde ad un utente in modo chiaro, in live: ma perché dovrei sentirmi in colpa? E alla fine non ho fatto nulla di male. È qui il nocciolo del discorso, a mio parere. Quel ragazzo non ha reazioni umane. Nella live in cui purtroppo la sua fidanzata perde la vita, lo si vede tranquillamente. Finge di piangere, non c'è una sola lacrima che gli solca il viso. Sembra proprio che finga di soffrire per portare avanti in qualche modo lo show. E non è neanche così difficile pensarlo, considerando che in tante clip non si vedono Valentina e Stas litigare. No, si vede Stas che si alza, va da Valentina e le fa del male. A caso, esattamente come per la clip del peperoncino spray. Valentina è seduta sul divano a farsi i cavolacci suoi, Stas le si para davanti con questo spray al peperoncino e inizia a puntarglielo in faccia e a spruzzare, senza alcun motivo logico. Oggi, nel momento in cui sto registrando questo video, è 17 dicembre e Stas sta effettuando delle perizie psichiatriche per capire se effettivamente ha dei problemi mentali o meno. Io vi giuro, ragazze e ragazze, la cosa peggiore di quella parte di streaming, di quel video, sono anche le sue reazioni. Fa paura perché le sue reazioni sono così calibrate al millimetro. E solo il fatto che abbia continuato a streamare per 2 ore a seguito della dipartita di Valentina dovrebbe dirci qualcosa. Poi, se durante quelle 2 ore restanti di live ci aggiungiamo che Stas abbia detto che è stato un terribile incidente, che lui non ha fatto nulla di male, a me pare evidente che abbiamo davanti una persona senza alcun sentimento, senza alcuna empatia. Ma da dove nasce questo problema? Ebbene, un utente russo ha commentato sotto un video di YouTube dicendo che questo fosse uno dei tanti episodi che stanno minando l'integrità della popolazione russa. Infatti queste dirette hanno un nome, prendono il nome di Trash Stream. In queste trash stream, in cambio di una donazione, gli streamer compiono letteralmente qualsiasi gesto, anche estremo, davanti a centinaia di spettatori in live. Ci sono persone che spesso si picchiano col fine di ottenere una donazione e gli streamer che fanno questi contenuti hanno un solo scopo: ottenere notorietà e soldi. Questo utente russo sottolinea che per queste stream esiste un gruppo di cui lui stesso fa parte, atto a combattere questo fenomeno terribile che, come abbiamo visto, può avere anche dei risvolti tragici. Ho letto tantissime notizie che dicono l'uomo annebbiato dai fiumi dell'alcol accetta la sfida di un suo fan. Io onestamente, cercando tra il suo passato, ho notato che era l'ordine del giorno per lui bere come una spugna. Di conseguenza non capisco come possa un trentenne, seppur ubriaco, riuscire a capire che chiudere una ragazza di 28 anni in intimo fuori dal balcone in Russia sia una pessima idea. Il loro rapporto, ve lo dico, era tossico ed evidente perché molto spesso anche Valentina reagiva male, in preda ai fiumi dell'alcol. Il punto è che tutte queste pessime reazioni, tutti questi maltrattamenti, gli spettatori hanno potuto vederli in live. Gli utenti, che io alla fine non riesco a comprendere davvero, sono stati un po' la miccia che ha fatto esplodere il tutto, a mio parere. Perché se non ci fosse stato questo format dello stream trash,
o se esistesse ma con dei paletti ben precisi, come non fare del male al prossimo se possibile, Valentina sarebbe ancora viva, forse. Oppure questa tragedia si sarebbe consumata ugualmente ma telecamere spente? Considerando la personalità di Stas, è altamente probabile. Ma non possiamo esserne sicuri, e io trovo questo fatto davvero agghiacciante. E continuo a chiedermi com'è possibile che gli spettatori non abbiano denunciato la cosa alle autorità. Gli amici di Stas, a quanto pare, erano privi di interesse verso l'incolumità di Valentina, ma gli spettatori avevano sotto gli occhi stream su stream in cui questo ragazzo faceva del male a Valentina e loro, al posto di avvisare le autorità, facevano delle donazioni. Stas Ripley ora è in carcere, secondo l'accusa rischia 15 anni di carcere per omicidio colposo. Ma attenzione, perché secondo la difesa ciò che è successo è stato frutto di un terribile incidente. Valentina a quanto pare è venuta a mancare o per overdose o per emorragia cerebrale. Guardate un po', la ragazza è venuta a mancare per assideramento ed è la prima cosa che hanno detto i paramedici. Ma secondo la difesa, proprio in quei precisi 15 minuti a Valentina è successo di tutto. Quindi la difesa afferma che sì, Valentina era chiusa in balcone in Russia a meno 4, praticamente senza vestiti. Questa situazione non è che abbia influito tanto sulla sua dipartita. No, no, come vi ho detto, è stato un tragico incidente. E in questo caso Stas Ripley rischierebbe solo 2 anni di carcere per aver condiviso le immagini della sua fidanzata senza vita in diretta. In tutto ciò, una portavoce di YouTube ha detto ovviamente di essere scioccata da questo evento. Questo tipo di contenuti non sono accettabili su YouTube. Anche se la live streaming originale non si è svolta su YouTube, abbiamo rimosso rapidamente i caricamenti e chiuso l'account associato. Come glielo spieghiamo a questa portavoce che, nonostante siano passati dei giorni dal fatto, io il video l'ho trovato senza neanche impegnarmi troppo? Forse YouTube avrebbe dovuto stare più attento, cancellare il contenuto più in fretta. La domanda è, e se YouTube avesse preso direttamente dei provvedimenti prima? Perché a quanto ne so, questo ragazzo aveva un canale di ricaricamento live, in cui, ripeto, non si è visto molto spesso essere gentile nei confronti della sua fidanzata Valentina. Certo, per carità, talvolta sembravano la coppia più carina del mondo, io stesso ho trovato un video formato da delle clip in cui loro due si baciavano, si coccolavano. Va bene, questo però non giustifica in alcun modo i maltrattamenti che subiva Valentina, ed erano tanti. Molti utenti hanno riportato questo contenuto terribile su TikTok con al di sotto delle canzoni pop, col fine di sviare l'algoritmo e non farsi cancellare il contenuto. Tutto questo credo sia altamente disturbante, e il fatto che questo video sia stato alla portata di tutti è allarmante. Ci sono dei ragazzini minorenni che hanno potuto vedere quel video senza alcun problema. E io ve lo dico, ragazzi, quel video ha messo i brividi a me. Ho visto prima la versione censurata, poi ho trovato quella senza censure, ma a mio parere il video è in ogni caso raccapricciante, con la censura o senza censura. Continuo a chiedermi come può avvenire una cosa del genere davanti a tanti spettatori. Quell'utente che ha donato a Stas chiedendogli di fare quel terribile gesto, ora come dorme la notte? Io lo dico, non dormirei. Capisco che alla fine quello che ha messo in pratica la sfida è lo streamer, ma un utente gli ha chiesto di fare quell'azione terribile donandogli circa 750 euro, che equivalgono a 1000 dollari. Per moltissimi quella cifra rappresenta lo stipendio a fine mese. Ma la domanda è, in questo caso, che cosa c'è sotto realmente? Chi abbiamo davanti? Un ragazzo che totalmente annebbiato dall'alcol ha pensato ai soldi? Oppure un ragazzo totalmente annebbiato dall'alcol che ha pensato sia ai soldi che alla notorietà? Stas non aveva previsto che c'era la possibilità che il tutto non andasse proprio nel modo migliore? Ora, tutti stanno dando la colpa ai social. Onestamente, a mio parere, streamare per così tante ore, bevendo come una spugna e facendo molto spesso del male alla tua fidanzata, ti rende a prescindere una pessima persona. E la colpa, a mio avviso, non è dei social, perché una persona che non ha questo tipo di tendenze, quindi non è violenta, queste cose non le fa né in live né in privato. Possiamo però fare, a mio parere, una riflessione sul tipo di format. Fare delle donazioni col fine di far fare allo streamer delle cose gravi. E viene da pensare che per Stas il suo format non era faccio ciò che mi dicono le persone che mi fanno donazioni, bensì faccio del male alla mia fidanzata a seconda di ciò che mi richiedono le persone che mi fanno donazioni. La conseguenza è ovvia, mi faccio due domandine sul suo pubblico. Perché ripeto, lui è un essere spregevole. Ma c'erano persone che donavano dei soldi quando Stas ha riportato in casa Valentina senza vita. C'erano continue donazioni anche quando sono entrati in casa i paramedici. Quindi a me viene da pensare che gli spettatori erano felici di guardare quel tipo di contenuto. E io mi farei due domandine a questo punto. Per i suoi spettatori questa cosa era una cosa tanto normalizzata? Perché diciamolo chiaramente, chiedere a uno streamer di chiudere la fidanzata fuori dal balcone in Russia a meno 4, donando una cifra esorbitante, è una richiesta
sadica. Quindi mi domando che tipo di community aveva Stas. Direi che a me questa parte mi colpisce in egual modo, anche se, ripeto, l'atto tremendo l'ha messo in pratica lo streamer e quindi merita una pena esemplare, e secondo me non sono sufficienti neanche 15 anni. Stiamo scherzando, 15 anni per un omicidio? Davvero? Ma soprattutto spero che Stas non si ritrovi a dover scontare solo 2 anni per aver diffuso le immagini della sua fidanzata senza vita. Ma le sue live erano seguite da centinaia e centinaia di spettatori. E se uno spettatore prova piacere a vedere una cosa del genere, il salto tra guardare e fare, quanto è lungo? Io su questo non sono un'esperta, quindi provo a chiedere a voi. Però credo che se una persona si diverta a guardare contenuti del genere in diretta, anche lui a livello mentale tanto a posto non sta, a mio modesto parere. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se voi conoscevate questo terribile caso, fatemi sapere quali sono le vostre opinioni. È davvero colpa dei social? YouTube dovrebbe inasprire ancora di più le sue regole? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi. Ma soprattutto, buone feste. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.